Russia 2055. Da dove cominciare? Di recente questa cosa ha catturato la mia attenzione per via del rimbalzo di notizie che è avvenuto tra blog, creators e Twitter. La curiosità è divenuta sempre più pressante e ho deciso quindi di indagare, scoprendo ciò che non avrei voluto scoprire, ma andiamo con ordine. Russia 2055, a quanto pare, è un progetto di un singolo individuo, in sviluppo da mesi e mesi, se non anni, su Unreal Engine 4, con tecnologia Megascans. Da quello che si vede, si tratta di un FPS con assets presi qua e là, dove vediamo un po' di Traveler da Destiny, un po' di Guerra dei Mondi, un po' di Mecha. Aspetta, che sono quelli? Ma sono M1A2 Abrams con delle gambe troppo rassomiglianti a qualcosa. Oh no! Oh mio Dio! E infatti, è successo quello di cui avevo paura. Hideo Kojima ha retweetato il lavoro di questo individuo e voi sapete bene cosa vuol dire quando questo accade, vero? Fuffa, blaterare, cospirazione, lore, teorie, lore, invenzioni, ho già detto lore? Sì, perché dopo i retweet di Hideo Kojima sono già spuntate mille teorie fuori per cui questo progetto sia in realtà qualcosa di misterioso legato ad un assurdo collegamento tra Metal Gear Solid e Death Stranding. Scorrendo le risposte legate al tweet, infatti, si troveranno supposizioni su questo o quell'elemento, fantastichi di ogni genere. Parliamoci chiaro, quello che si vede su schermo è una schifezza. Non fatevi ingannare dall'uso della tecnologia Quixel Megascans perché sì, le texture saranno pure in alta risoluzione, ma il resto fa acqua da tutte le parti. L'uso di luci serve solo a rendere il tutto più gradevole. Questa sorta di concept demo altro non è che il lavoro di un appassionato risalente al 2015, un individuo che ha confezionato una serie di assets qui e lì, ha dato la videocamera in mano a Michael J. Fox e ha deciso di far revisionare il tutto a Michael Bay. I modelli sono in una posa standard, le armi sono gestite in maniera orribile, con penetrazioni dappertutto, insomma questa demo è il vuoto totale. Smettiamolo di vedere teorie dove non ci sono, anche perché di questo progetto non si sa praticamente nulla. L'individuo che ha realizzato questo concept può essere chiunque, eh sì, magari anche qualcuno che in passato ha lavorato sui progetti di Metal Gear e così via. Tutto ciò però non significa che sia correlato ai lavori di Kojima. Pare che nel mondo videoludico ci sia un trattamento di serie A o di serie B, dove se qualsiasi minima cosa sfiori anche lontanamente un aspetto legato ai lavori di Kojima o, che ne so, From Software, boom! Accade il finimondo, ma se fosse legato a, che so, Just Cause, allora sarebbe tranquillamente bypassabile. Figuratevi ora che hanno scoperto la possibilità di creare un personaggio precisamente identico a Solar di Astora su Mordau. Mi gioco quello che volete, che esiste qualche, non fatemelo dire, individuo, sì, chiamiamolo individuo, che ora starà cercando qualche collegamento tra i due giochi. A volte le cose che vediamo su schermo sono solo cose, e questo Russia 2055 non è altro che una cosa, fatta anche male. Fine. Ok, basta così. Da Dangerisk per oggi è tutto, e se il video ti è piaciuto iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nemmeno un caricamento. Lascia un bel like al video e fammi sapere la tua nei commenti. Se vuoi supportare il canale, inoltre, trovi il link in descrizione. Ci vediamo sul campo.